e bentornati su Pokémon Heart Gold Randomizer Nuzlocke e benvenuti in questo 12° episodio. Ci troviamo qui a Fiorlisopoli dato che nella parte precedente avevamo battuto Furio Capopalestra e avevamo anche recuperato appunto la medicina da dare all'Ampharos che si trova ad Olivinopoli. Quindi nell'episodio di oggi in particolare andremo di nuovo ad Olivinopoli per dare la medicina ad Ampharos e riattivare diciamo tutto quanto il faro, la luminosità ad Olivinopoli, e in secondo piano battere anche Jasmine. Quindi ragazzi, prima di partire ricordatevi come al solito di lasciare tanti bei pollicioni in su per questo nuovissimo episodio e ovviamente di commentare qui sotto rispondendo alla domanda del giorno con l'hashtag DDG, come fate tutti quanti i giorni. Quindi fatelo tutti quanti perché commentare è importante, ve lo ricordo sempre. Quindi detto questo, possiamo partire immediatamente dato che abbiamo già completato tutto qui a Fiorlisopoli. A questo punto ritorniamo ad usare Surf, chiaramente. E allora vai, andiamo. Ma prima che ci importunino i Pokémon selvatici, direi un secondo di attivare un bel super repellente, eh? Che ne dite? Perfetto, così. Quindi possiamo ritornare in città. Da questa parte ci dovrebbero essere anche un paio di allenatori che non ho battuto, tipo questa. L'ho passata a sgamissimo. Dai, ma perché? Ok ragazzi, allora abbiamo praticamente battuto questo primo allenatore che mi ha rotto leggermente le scatole. Era un momento molto scorrevole e quindi mi ha bloccato. Va bene, fa lo stesso. Niente, siamo arrivati quindi a Olivinopoli per la seconda volta. Eccoci qua. E allora siamo prontissimi per andare al faro che si trova esattamente qui. Intanto finisce l'effetto del repellente, ci può stare perché abbiamo percorso un paio di metri al mare. Ok, quindi qui abbiamo l'ascensore, quindi ci mettiamo lì dentro e aspettiamo di salire fino all'ultimo piano, vai. Siamo arrivati? Siamo arrivati? Ehi? Ok, perfetto. Eccoci qua. Ciao Jasmine, ciao Ampharos. Anzi, Anfi, si chiama Anfi lui. Bene. Questa medicina farà guarire Anfi? Credo di sì, dato che mi hai mandato a Fiorlisopoli comunque. Non offenderti, ma Anfi non accetta nulla dagli estranei. Ok. Quindi, Anfi, come ti senti? Ok, versi strani. Ed è così che porta tutta quanta la luminosità di nuovo qui ad Olivinopoli. Sì, ok. Bene, ok, adesso ci vediamo meglio. Mi sento così sollevata, è semplicemente meraviglioso. Grazie, grazie davvero, è tutto merito tuo. Ora torno alla palestra. Ed è così che avvieremo in tutti i sensi l'episodio di oggi. Perché diciamo che abbiamo fatto in due episodi diversi cioè abbiamo fatto due palestre in due episodi. Cioè sono molto attaccate in Heart Gold e Soul Silver, se proprio devo dirla tutta. Quindi beh, è molto meglio. Sì, decisamente. Anche a Kanto funziona così, se proprio devo dirla tutta. Infatti siamo molto vicini al confine tra Johto e Kanto, ecco. Ok, ci chiama Baoba. Ah, sei tu Dark, sono Baoba. Scusa se ti abbiamo fatto aspettare tanto, ma finalmente la zona safari è aperta al pubblico. Sai dove si trova? C'è una spaccatura nella roccia su cui sorge Fiorliso. E la madonna. Vabbè, comunque, ci siamo già passati dalla zona safari, quindi non ci facciamo dei problemi ad arrivarci, perché si trova praticamente dopo essere usciti da qui, da Olivinopoli. E quindi, dopo aver fatto questa piccola tappa al faro, andremo a battere Jasmine. Dopodiché andremo anche a fare questa piccola fermatina alla zona safari, anche perché è un punto totalmente diverso. Potremmo fare una nuova cattura e chissà, potrebbe saltare fuori un Pokémon buonissimo. Non lo sapremo mai. Forse sì, magari dopo. Sì. Palestra di Olivinopoli, capo palestra Jasmine, la ragazza con una difesa d'acciaio. Bene. Ok, quindi la palestra non mi dovrebbe richiedere molto tempo, quindi Jasmine usa esclusivamente Pokémon di tipo acciaio. Sì. Chiaramente in una randomizer userai tipi acciaio, eh? Lo sapevo, eccoti qua. Avevi celato la tua forza per il capo palestra, ma la palestra è la palestra. Bisogna lottare a denti stretti. Ah già, dimenticavo che loro comunque non lotteranno. Ho visto le tue capacità al faro. Ora dovrai affrontare Jasmine con quella stessa grinta. Faccio il tifo per te. Quindi non abbiamo ostacoli, non ci sono allenatori. Siamo dritti dritti arrivati qui da Jasmine. Non so se sarà facile batterla, anche perché dipende dalla difficoltà dei Pokémon.
Vabbè, proviamoci, dai. Ok. Grazie per il tuo aiuto al faro. Ora, però, mi vedrai in un'altra veste. Lascia che mi presenti come si deve. Sono Jasmine, capopalestra del tipo... Tada! Acciaio! Conosci il tipo acciaio? È duro, freddo e anche affilato. Ok, è molto contorta come cosa. Ma parte la sfida contro Jasmine, capopalestra di Olivinopoli. E vediamo un pochino cosa riusciamo a fare per conquistarci questa settima medaglia o sesta, non mi ricordo. Vabbè, comunque siamo lì vicini. E il primo Pokémon è Metang. Perfino Metang, cioè, ha mantenuto in una randomizer il tipo acciaio con un Pokémon. Grandioso. Bene, bene. Adesso che mosse faccio contro sto Metang? Non lo so manco io. Gelo pugno non avrebbe effetto, pugno scarica nemmeno, fragor tempo è tipo in casi estremi, e doppia sberla nemmeno. Boh, posso provare con un gelo pugno, vediamo se riesco a fare qualche crit, qualcosina in più, no, eh? Tra l'altro Metang si trova a livello 3. Cazzo sì! Ok, riusciamo a congelarlo. No, vabbè, fantastico, è stata una botta di culo proprio all'inizio. Non c'è cosa più fantastica. Bene, bene. Proviamo a doppia sberla, vai. Sbam, bam, schiaffeggiamolo. Niente. Niente da fare. Ok, Metang è congelato, ma mi va bene finché è congelato, eh. Vai, di nuovo. Sbam. Gelo pugno. So che non è efficace, ragazzi, però provo un pochino a tentare. Non lo so. Vediamo. Ancora una volta. Magari lo riduciamo, non dico ai minimi punti vita, perché userebbe sicuramente la super pozione o l'iperpozione, quello che è. Però poi potrei anche approfittare di fragor tempo per mandarlo giù completamente. Tipo adesso. Credo di sì. Penso sia il momento adatto. Sì, vai. Proviamo questo fragor tempo. Vediamo se riusciamo a mandarlo giù subito. E... dai. Ok, perfetto ragazzuoli. Siamo riusciti a battere Metang. Quindi il primo Pokémon di Jasmine è out. E allora, stiamo a vedere il secondo, perché, boh, mi preoccupa un pochino. Oh, Psyduck. Onestissima. Ok. Mette le mani avanti, Jasmine. Perfetto. Psyduck, femmina a livello 35. E usa Drago Danza, così dal nulla più totale. Ok, quindi, io mi devo ricaricare, ma lui ha usato Drago Danza, quindi, boh. Proviamo a fare un pugno scarica, che ne dite? Vai. Tanto c'ho priority, che non ha senso completamente. Vabbè. Pensavo di togliere un pochino di più. Doppia sberla, che ne pensi? Aia. No, 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 si sta continuando a bussare l'attacco e la velocità. Non mi piace questa situazione, veramente. Non mi piace. Non è piacevole, per niente. Aia. Aia. Mi ha fatto tentennare. Aiuto. Ragazzi, ho paura. No, ho paura, sempre più paura di questo Psyduck. Veramente, veramente. Veramente. Ti prego. No, 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 aiuto. Tentenna, ma che cosa devo fare per... Mi rimane una super pozione, sono anche stato uno stupido a non... No, no, no! Come sta facendo a boostarsi continuamente? No! Come... No, ehi! Oh, stavolta non tentenno! Dai, cazzo, vattene giù! Muori! 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 Sì! Sì! Ok! Perfetto! È morto, wow! Mamma mia, per un momento mi è venuta la caga a... Ho detto no! No, potrei morire! Ok, ragazzi, questa è una palestra molto difficile da affrontare, quindi non penso completamente di switchare Pokémon. Oh, Pantano Bomba con Clefable. Aia, quest'altro è pericoloso qua. E la madonna, però, dai. Questi Pokémon rompono le palle in una maniera estrema. Dai, su. Sono costretto, per forza, ad usare Fragor Tempo, ragazzi. Oddio, 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 oddio. No, devo ricaricarmi! No! No! Oh, un punto vita! Uno! 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 Un punto vita! Aiuto! Ragazzi, sono alle strette. Oh Cristo! Allora, Pantano Bomba mi sta mettendo alle strette in una maniera assurda. Allora, Clefable è al 30 e gli altri non sono molto allenati, ecco. Abbiamo Benny al 18, Spore al 17, Fairy Plane al 16, Feonix al livello 18. Pantano Bomba mi farebbe un po' male.
Allora, vedete, il problema è attaccare adesso, perché io ho delle baccarance, ma dove devo andare con queste baccarance, scusatemi? Da nessuna parte. Quindi non posso fare nulla. Devo rischiare la morte di qualcuno. Chi sacrifico? Chi sacrifico? Non lo so. Ragazzi, devo provare con Benny. Devo provare con Benny. O la va o la spacca, perché non posso sacrificare Aragorn assolutissimamente. Quindi potrei provare. Vediamo un pochino. Mi sta mettendo alle strette in una maniera assurda. Dai, ce la possiamo fare, per favore. Cozzata Zen non dovrebbe essere efficace. E infatti, ok, non è molto efficace. Adesso cosa facciamo? Proviamo un surf. Tanto sono sicuro che si ricarica. Per Fobecco, è morto. È morto sicuro. È morto sicuro? No, non è morto. Fermi tutti, alt. Surf, ti prego, crittalo, crittalo. No, sì, crittalo, sto ca. Ragazzi, è finita. È finita per un membro, per un Pokémon. Non lo so, qualcosa succederà. Me lo sento. Proviamo a mettere Spore. Non lo so, magari sacrifichiamo lui. Vediamo un pochino. Ok, vai di Spore. E cosa succede? Pantano bomba. Ciao. Ciao. Eccolo lì, perfetto. Niente, mi sa che non ce la fa nessuno. Incredibile, no? E se mettessi Phoenix? Potrei provare, però... No, aspetta, lui userebbe Cozzata Zen. Cozzata Zen mi fa malissimo su Phoenix. Già. Mi fa veramente male. Perché sono anche il tipo... Sono anche di tipo lotta. Ragazzi, devo tentarla, anche perché non ha ancora... Proviamo Obliterio, non lo so. No, è finita. Ciao, ciao. Ciao Spore, è stato bello finché è durato. Bene, siamo a 3 death. Mi sono morti 3 Pokémon, che bello. Yay. Ragazzi, non lo so. Potrei essere più veloce. Io mi sacrifico. Veramente. Se succede che io dovessi attaccare per primo con Fragor Tempo, non lo so, io provo. Davvero, non... Oddio! Oddio! L'ho fatto! L'ho fatto! Ragazzi, un punto vita, uno! No! Ragazzi, non è possibile. E ancora una volta mi sono parato il culo. Certo, abbiamo un membro meno, però comunque dai. Cioè, non era nemmeno un Pokémon definitivo da tenere, però non lo stavo nemmeno usando troppissimo. Però ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo scampata bella anche per stavolta. Wow. Ok. Quindi, riceviamo la medaglia minerale da Jasmine. E ciao medaglia, meritatissima pure questa. Ok, quindi mi obbediranno fino a livello 70. Otteniamo la MT23 che dovrebbe contenere Dovrebbe contenere la macchina tecnica Coda Acciaio. Maledetta Jasmine, mi ha fatto prendere uno spavento assurdo. Ok, allora quindi le cose da fare sono depositare Spore, perché non c'è più purtroppo. Ma comunque ce ne facciamo una ragione. Scusate se era il preferito di qualcuno, ma ne dubito tantissimo. E quindi, ragazzi, ancora una volta Aragorn non so come cazzo sta in piedi. Veramente non so come possa stare in piedi Aragorn. Quindi no, aspetta, dove lo sto depositando? Ehi, vai qua tu, nel box 2. Allora, mi sono rimasti Slowpoke, Rayorn e Sudowoodo. Questi qua gli dovrei dare un soprannome, ma non so se puoi tenerli. Per adesso ci adattiamo con questi Pokémon. Adesso valutiamo la situazione a partire dalla zona Safari. Quindi andiamo a fare una visitina anche lì. Ma prima dobbiamo mettere in sesto la squadra. Certo, adesso che ho un pochino di tempo a disposizione, farei una visitina anche al Pokémarket. Già, che non farebbe malissimo. Cioè, io adesso ho un bel po' di... Mi sono fatto un gruzzoletto battendo un paio di allenatori
da Amarantopoli a Fiorlisopoli, quindi dovrei avere qualcosina in tasca. Quindi va, vediamo un pochino. Buongiorno, salve. Ok, quindi cosa prendiamo? Facciamoci la spesa. Abbiamo le Ultra Ball da prendere. E poi forse magari anche qualche iperpozione, perché i livelli aumentano, quindi le super pozioni non bastano, non bastano decisamente per riprendere il necessario di punti vita. Quindi direi che 10 vanno bene, non lo so, magari prendiamone 7, dai. Ok, 7 acquistate. Aspetta un attimo, no, dobbiamo ancora comprare qualcosina. Prendiamo un paio di Ultra Ball, prendiamone 5, 6, 6, dai. Ok, questa è la prima volta che compro le Ultra Ball, perché ho sempre catturato tutti quanti gli altri Pokémon con le Pokéball o le Mega Ball, quindi meglio, va bene così. E poi vorrei vedere se c'è... Eccola qua, la cura totale, ne prendiamo 4, così onde evitare problemi di qualsiasi modo. Ok, e qualche repellente lo compriamo pure, perché servono. E basta, ok, noi abbiamo fatto i nostri acquisti del giorno. Direi che possiamo uscire dal Pokémarket e dirigerci verso la zona Safari. Più forti che mai, ragazzi, non si molla un cazzo. Ok, quindi la zona Safari, se non erro, era da questa parte, vero? No, qua c'è il Parco Lotta. Dove cazzo stava la zona Safari? Non me lo ricordo. Ah, ok, ho capito. Stava verso Fiorlisopoli, ecco. Quindi dobbiamo usare un repellente per poi arrivare a Fiorlisopoli. Vai. Bene ragazzi, allora siamo arrivati qui a Fiorlisopoli e stiamo facendo tipo Olivinopoli, Fiorlisopoli, Fiorlisopoli, Olivinopoli, così come niente. Ok, qui c'è via per l'ingresso alla zona Safari. Entra in contatto con i Pokémon nel brivido di un ambiente selvaggio. Ok, quindi entriamo. E vediamo un pochino cosa c'è. Ingresso? Non ho letto per bene. Vabbè, ma scusami. Dove sarebbe la zona Safari? Se mi puoi sentire, tu, ok? Sì, c'è la zona Safari, bla 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 bla. Ok, quindi vai, facciamoci un salto, ma non capisco da dove si debba andare. Mi sa che c'è l'altra entrata più avanti, sapete? Credo proprio di sì, o forse no. No, non c'è nessun'altra entrata, effettivamente. Dovrei chiamare al tizio, quello lì che... Ok, facciamo subito, eh. Allora, dove sta la zona Safari? Questa dovrebbe essere la zona Safari, fine. Ok, prova l'avventura in sicurezza, incontra i Pokémon con facilità e bla bla. Sì, ma dov'è il tizio? Ah, ok, qui sopra, ecco cos'era. Io non capivo, dovevo salire le scale, pensavo fosse tutto finito. Siamo al percorso 47, qui si potrebbe fare una nuova cattura, effettivamente. Già. Ma abbiamo lui da battere, quindi vai, immediatamente. Più forti che mai, come al solito. Cacturn! Cacturn è il Pokémon che va giù, subito. Eragon 37, sta cercando di apprendere Riflesso, ma non voglio apprenderla. Prossima scelta sarà Wobbuffet! E vai. Ok, facciamo pugno scarica. No, evidentemente non bastava per mandarlo giù. Ok, Bonsly è l'altro Pokémon, l'ultimo Pokémon. Ah, ok, ce l'ho con inibitore. Gelo pugno. Ok, adesso mettiamo un pochino qualcuno tipo come primo Pokémon per farlo allenare leggermente. Magari mettiamo Fairy Plane, che sta un pochino indietro con i livelli. E vediamo se posso dargli un'allenatina in off camera. Si spera. Ok, di qua ci sarebbe lui, però un attimo voglio andare da questa parte. Cioè, ci dovrebbe essere la zona grotta? Aspetta. Allora, qui dovrebbero trovarsi anche dei Pokémon selvatici. Grotta Falesia. Penso di sì. Cioè, credo proprio di sì. Vediamo un po' se si trovano. Sì che si trovano, quindi Pokémon di questa grotta? Totalmente a caso? Voltorb. Ok. Proviamo comunque a catturarlo, perché Voltorb non so nemmeno che mosse abbia, quindi tentiamola. Ok, danza piume. Onesta. Facciamo che lanciamo per ora una Pokéball, tanto per vedere il risultato iniziale, ma penso sia fuori, eccolo lì, infatti. Confusion. Non lo so, che devo fare? Che faccio? Provo pugno scarica? Sì, dai, indeboliamolo così pian pianino. Perché è l'unica per ora. Ok,
Fuoco bomba! Ma che cazzo! Ok. Perfetto. Dovrebbe bastare, eh? Lanciamogli un Ultra Ball e cerchiamo di chiuderla lì. Vediamo un po'. Ok, benissimo, abbiamo catturato anche Voltorb, che camminerà con me qui in squadra, però non... Per adesso non sono molto convinto, adesso gli diamo un'occhiatina veloce veloce, Pokémon Ball, noi gli diamo un soprannome, nel caso dovesse essere un membro del team, basta ritornare a Fiordoropoli e via. Tanto che adesso ci abbiamo pure volo, quindi non è un problema. Ok, Pokémon, vediamo un pochino Voltorb. Ok, Voltorb si addormenta spesso, è già un lato sbagliatissimo, mi assomiglia su questo punto di vista, ragazzi, con onestà. Ok, natura gentile, confusione, pantano bomba, danza piume e fuoco bomba, e come abilità insettocchi, aumenta la precisione del Pokémon. Boh, non lo so, scrivetemi qui sotto un commentino per dirmi cosa ne pensate di Voltorb in generale, valuterò in ogni caso, vedremo. Ok, qua siamo al percorso 47, ma io potrei fare una cattura qui. Però ce ne stanno di zolle d'erba qua, tanto per sapere, eh. Ok. Lì c'è uno strumento, ovvero un elisir. D'accordo, ci può stare pure questa. E poi siamo quasi arrivati verso la zona safari, ma ok. Io se posso evitare per adesso evito qualche allenatore perché non vorrei perdere troppo tempo. Scusate, 47... 48, io dove devo fare la cattura? Tanto per sapere, cioè, se posso fare la cattura. No, veramente, valuterò questa situazione, magari dopo essere uscito dalla zona safari, eh. Vediamo un pochino. Ok, intanto qua ci sono le zolle d'erba, proviamo a vedere che Pokémon si trova qui. Oggi scorpacciata di Pokémon improvvisatissima, vai! Pidgeot! Sì, ok, un Pokémon di tipo volante. Pidgeot è buono. Sì, sì che è buono. Pidgeot è buono. Fine. Pidgeot. Salve. Ok, Eragon. Immediato. Baratto scudo. Non mi interessa tantissimo sta mossa, però. Ok, pugno scarica di nuovo. Perfetto. Spennata. Adesso tentiamo la cattura immediata. Vai. 3. No, ok. Però dai, siamo vicini alla cattura. Facciamo un'iperpozione per evitare che Eragon muoia. In questo modo, non è morto in altri casi, deve morire adesso con un Pidgeot selvatico, vi immaginate, no? Ok. Ultra Ball, me ne sono rimaste 4. Manco il tempo degli acquisti, oh. Vediamo un po'. Ed è 1. Ed è 2. Ed è 3. Ok, oh mio Dio, cosa ci voleva ad entrare in una fottuta Ultra Ball, dannazione. Oh, ok. Allora, il Pokédex registra, oggi ci stiamo facendo una scorpacciata di Pokémon. Ma ci può stare assolutissimamente. Quindi scrivetemi anche un parere qui sotto su Pidgeot, adesso lo osserviamo subito. Ecco qua Pidgeot. Allora, fa attenzione ai suoni. Ok, natura schiva. Abilità Piovischio. Se scende in campo il Pokémon attira la pioggia con Semitraia, Picchiaduro, Spennata, Baratto Scudo. Non ha mosse assurde, però potrete valutarlo sempre qui sotto nei commenti, quindi scrivetemi cosa ne pensate, veramente scrivete dei commenti a riguardo di questi Pokémon, perché mi interessa sapere sempre la vostra opinione, quindi fatelo veramente. E qui c'è un centro Pokémon, ma non credo mi serva momentaneamente perché voglio andare ad osservare cosa succede dentro questa zona safari. Andiamola a vedere subito. Salve. Ok, lui è il tizio della zona safari. Adesso non mi interessa leggere un paio di discorsi. Vediamo un attimo. Ok. Ah, ok, le Safari Ball. Ok, vai. Skippiamo i discorsi. Buona fortuna. Chi mi chiama? Mi chiama Cetra, cosa vuole Cetra? Ehi Cetra, dimmi tutto cara. Pronto, sono Cetra, tutto bene? Mio padre dice che diventerai un allenatore eccellente, o magari un professore, insomma, tutto il mondo ti conoscerà, mi raccomando, impegnati, a presto. Così. Cioè, la gente ci pensa e dice, ma sì, diventerai un maestro di Pokémon e quant'altro. Sì. Sì, ok, tutto molto normale. Intanto teniamo 30 Safari Ball per 500 Poké e potremo usufruirne di una. O almeno spero una, spero veramente, perché adesso
cioè varrà soltanto il primo incontro all'interno della zona safari, non potrò più fare altri incontri, come ben sapete, eh? Quindi c'è anche un tempo, un limite dentro la zona safari. Quant'era bella la zona safari quando era in questo modo, cioè hanno rovinato tutto da Pokémon X e Y, veramente tantissimo. Veramente tantissimo. E anche da Rubino Omega e Zaffiro Alpha, cioè la zona safari di là faceva cagare. Però vabbè, sorvoliamo su questa cosa. Bene, io dove devo andare non lo so manco io, però sto girovagando perché... Girovagando per la zona safari. No, ok. Teoricamente dovrebbero esserci degli strumenti sparsi qua all'interno della zona safari, però se non ne trovo nemmeno mezzo, fotte sega, incontro il primo Pokémon e ciao a tutti. Vero? Sono di nuovo all'inizio, vabbè, sti cavoli ragazzi. Vediamo un pochino cosa salta fuori, non ne ho la più pallida idea. E Geodude. Mi puzza un po' questa cosa. Mi puzza un po'. Allora, perché ho trovato Geodude? Non mi ricordo se però Geodude era uno dei Pokémon che potevi trovare all'interno della zona safari. Intanto l'ho catturato, tra parentesi. Però... cioè, fatemi verificare una cosa precisissima. Perché mi sa che i Pokémon della zona safari non sono stati randomizzati. È possibile, davvero non lo so, non è la più pallida idea. Magari sono io lo stupido che non l'ha fatto. Però ci tentiamo, eh. Vediamo un pochino se saltano altri Pokémon comuni della zona safari. Mi sa che è proprio così. Sì, è proprio così. No, mi sa che i Pokémon della zona safari non sono stati randomizzati. Quindi è un po' tutto... Vediamo un po' cosa salta fuori. Sì, Magnemite, vabbè, insomma. Sono Pokémon comunissimi della zona safari, esatto. Vediamo l'ultimo. Sì, un altro Geodude, sì. Sono Pokémon comunissimi, ragazzi. C'è poco da fare, quindi... rinunciamo alla zona safari, facciamo prima, usciamo, anche perché non c'è tantissima roba da fare. Abbiamo catturato un Geodude, non so quanto vi possa interessare, però... però, sapete che vi dico? Andiamo ad osservare questo Geodude, magari? Che ne pensate? Boh, facciamoci un giretto velocemente al centro Pokémon qua e poi ci salutiamo immediatamente per l'episodio di oggi perché abbiamo già fatto un paio di cosucce molto interessanti, quindi mi aspetto che questo episodio vi sia piaciuto e che non vi abbia annoiato, almeno lo spero. Però almeno le mosse dovrebbero essere random. Vediamo un pochino. Alquanto vivace, natura quieta. Sì, ha indagine. Il Pokémon scopre che strumento ha il nemico. Vendetta, raggio aurora, rancore, palla ombra. Almeno le mosse sono randomizzate. Però c'è sempre il problema di farle evolvere in golem. Quindi non avrebbe senso, almeno credo. Sì, un'altra cosa da fare è momentaneamente depositare sia Voltorb che Pidgeot. Però voi fatemi sapere qui sotto con un commento veramente cosa ne pensate di questi Pokémon catturati. E se volete vederne uno in team, quindi basta solamente dire e consigliare come fate in ogni dannatissimo episodio. E basta, nient'altro. Credo che noi ci possiamo salutare. Sì, ci possiamo salutare esattamente qui davanti alla zona safari. Ragazzi, so che ho da fare una cattura nel percorso prima al 47, se non sbaglio, non lo so. Vabbè, in ogni caso vedrò in off camera come cercare di fare questa cattura. Vi farò sapere, vedremo probabilmente nella prossima parte. E appunto, vi dicevo, nella prossima parte probabilmente ci avvicineremo un pochino di più a Mogania, ovvero la prossima città in cui si trova il capo palestra. Quindi ci stiamo, insomma, avvicinando più al confine tra Kanto, tra Johto e Kanto. Quindi ragazzi, se questo episodio vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace per supportarmi sempre e anche un commento qui sotto rispondendo alla domanda del giorno che trovate qui. Guardate, qui sotto! Quindi rispondete tutti, tutti. Poi... vi ricordo che in cima alla descrizione trovate anche tutti quanti i miei link per i social network, seguitemi anche lì perché li uso moltissimo e noi ci vediamo con la prossima parte di Pokémon HeartGold Randomizer Nuzlocke. Ciao a tutti!